un artista figlio del suo tempo, così si potrebbe definire David Alfaro Siqueiros, che insieme a Clemente Orozco e Diego Rivera ha fondato il movimento muralista messicano negli anni 20 del Novecento. 100 anni fa, 100 anni prima che Banksy prendesse posizione sugli affari del mondo dipingendola sui muri delle città, Siqueiros aveva già l'ambizione di creare un'arte collettiva che riempisse i grandi spazi aperti per raccontare il suo impegno civile, per raccontare il suo impegno sociale, per raccontare la storia del Messico. Questa sera su Art Night vi proponiamo un documento storico tratto dagli archivi RAI per conoscere più da vicino la figura di David Alfaro Siqueiros e il suo tempo. Buona visione! No, amo mi patria, no, amo mi patria, Rivera, Orozco, Siqueiros. Tre pittori che hanno fatto conoscere il Messico con i loro murales. Rivera, fecondo creatore, interpretò l'arte come atto rivoluzionario, facendo della massa, del popolo, l'eroe, il centro della sua opera. Orozco interpretò l'angoscia umana, la sofferenza dell'uomo, e la sua fu una pittura che sembrò bruciare i muri. Siqueiros si è espresso con impeto per tradurre le inquietudini sue e del popolo messicano. Tre pittori che hanno interpretato un periodo della storia del loro paese e hanno profondamente inciso nella storia mondiale dell'arte. Per loro e per gli altri pittori che a loro si sono ispirati, la storia del Messico è l'avventura eroica e drammatica del popolo in ogni momento, in ogni condizione. Siqueiros, insieme a Orozco e a Rivera, crea il muralismo, che è già un'espressione di arte pubblica. Opere di grandi dimensioni fatte sulle superfici dei palazzi, per strada, con scene di rappresentazione delle terre, i contadini, le rivolte, la miseria. Quindi era una documentazione sul campo, realizzata con un linguaggio il più possibile esplicito. Non si può parlare d'avanguardia. L'avanguardia era la destinazione, questo uscire dall'atelier, dal museo, dalla casa del collezionista e destinare le opere in grandi dimensioni a tutta la popolazione. L'esperienza della rivoluzione fu per Siqueiros un'esperienza bruciante. Era una rivoluzione popolare, contadina, generosa e confusa, divisa in 100 fazioni, priva di una direzione precisa. Durò 10 anni e lasciò dietro di sé un lungo seguito di convulsioni e di crisi. Ma intanto era riuscita a modificare profondamente le strutture politiche, economiche e sociali più ingiuste della vecchia società messicana. Siqueiros vide quale alto prezzo di sangue essa era costata alla sua gente e contrasse una fedeltà agli ideali per cui la gente vera, la gente più autentica, i poveri, i contadini analfabeti, avevano combattuto. Gli ideali e la gente che poi ha dipinto nel grande murale della rivoluzione, nel castello di Chapultepec, una delle sue opere più recenti. Vi ha rappresentato la rivoluzione messicana, ma non solo quella. Nel dittatore Porfirio Díaz, che calpesta la Costituzione, circondato dalle lusinghe del mondo borghese, ha voluto rappresentare il vecchio mondo, contro il quale muove la lunga marcia dei rivoluzionari, tra i quali ha messo anche Garibaldi, Mazzini, Carlo Marx col Capitale. E con Zapata, il rivoluzionario contadino, la lunga schiera degli armati, un popolo che si muove, ognuno con un volto diverso, in un impegno di realismo perché nessun volto si perda, scompaia nella massa. E così, con la loro umanità dolorante, incombono dal muro quasi a venire addosso come per una rivoluzione che continua. E dietro il mitico cavallo bianco di Zapata,
la lunga fila dei morti, le vittime di questo prezzo di violenza, pagato alla giustizia. Le nuove avanguardie vengono dopo la Seconda Guerra Mondiale e riprendono la sperimentazione linguistica che appartiene alle avanguardie storiche e interrotta per purtroppo le dittature di destra, nazismo, fascismo, salazarismo, franchismo. Le avanguardie storiche vivono l'utopia, e questa è la dimensione politica, di poter con la sperimentazione di nuovi linguaggi trasformare il mondo. Ma per Siqueiros la rivoluzione messicana non è stata che un inizio. Dopo essere stato a Parigi come addetto militare del suo paese e aver lanciato il suo manifesto contro la pittura individualista europea, al momento della guerra civile, nel 1937, entrò in Spagna con un salvacondotto del governo repubblicano e partecipò alla lotta con il grado di tenente colonnello e la nomina comandante della brigata mista dell'esercito di terra. Rientrato in patria, fu coinvolto nelle polemiche e nei contrasti del comunismo internazionale e fu accusato di aver partecipato a un fallito attentato contro la vita di Trotsky, per cui finì in prigione, e ci stava ancora quando Trotsky fu poi ucciso davvero. Ma nemmeno questa esperienza bastò a domarlo. Scese in polemica contro il governo del suo paese, accusandolo di essersi seduto sull'eredità della rivoluzione. Così in prigione ci tornò più volte, mentre in tutto il mondo si protestava e si chiedeva la sua liberazione. Finché, l'ultima volta, nel 1960, fu condannato a 8 anni. E sono stati forse la suggestione esercitata dalle architetture carcerarie o i rischi corsi nella sua vita burrascosa che gli hanno suggerito di innalzare questa torretta per vigilare l'ingresso della sua casa. Fui condannato a 8 anni, una condanna definitiva. Ma in Messico c'è una legge che protegge tutti coloro che hanno reso qualche servizio alla loro patria. E nel mio caso c'era il precedente che ero stato ufficiale dell'esercito rivoluzionario dal 1913 praticamente fino al 1919, quando andai come addetto militare del mio paese a Parigi, in Italia e in Spagna. Quindi io avevo il diritto di fare applicare al mio caso personale, al mio caso concreto, questa legge del Messico che riduce la pena a chi ha reso un servizio importante alla patria come intellettuale o come soldato. Nel mio caso hanno pensato che avevo reso questo servizio nell'uno e nell'altro modo. Per questo mi hanno ridato la libertà, dopo che avevo scontato metà della condanna. Mi avevano dato 8 anni, quindi avevo diritto ad essere liberato dopo i primi 4 anni di prigione. Era da poco uscito di prigione quando lo stesso governo che lo aveva fatto condannare gli consegnò solennemente il Premio Nazionale di Pittura. Sentiamo cosa ne dice il ministro messicano dell'Educazione, Agustín Yáñez. Devo affermare che l'importanza di quest'arte è stata riconosciuta pienamente dal governo del Messico e che i 3 grandi pittori murali messicani, Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, sono stati premiati con il premio nazionale. David Alfaro Siqueiros in particolare ha ricevuto questo premio nazionale 2 anni fa. E noi vogliamo dare questo impulso, perché crediamo che quest'arte sia al servizio delle grandi masse popolari. Il muralismo messicano ha una funzione politica e anche risponde al bisogno degli artisti di produrre dei messaggi capaci di influenzare la popolazione. Quindi la grande dimensione già è un metodo, direi, quantitativo di diffondere questi messaggi percepibili anche a distanza.
quindi dove più che il godimento estetico era la rappresentazione di una parola politica che l'artista cercava di trasmettere. Dunque era arte sociale, socievole e direi anche arte politica. Signora, qual è l'apporto che la sua presenza dà al lavoro di suo marito? Il mio apporto, il mio ruolo, il mio contributo è molto modesto. È il contributo di una compagna, di una moglie, che nutre un grande rispetto per l'opera di suo marito, per l'opera di questo grande artista, come Siqueiros è per me. E in questo senso ho dedicato la mia vita interamente e completamente a lui. E se permette, vorrei aggiungere che dopo 35 anni sento in questo momento lo stesso amore, lo stesso affetto, lo stesso rispetto di 35 anni fa. È come se lo avessi appena conosciuto. E che cosa dice il maestro Siqueiros dell'apporto che sua moglie dà al suo lavoro? Io sono solito dire che la donna rappresenta la bontà e la perspicacia. In questo modo si completa la capacità del nostro modo di pensare e di comprendere i problemi degli uomini. Ed è così che mia moglie è stata per me l'anima del mio lavoro. Come lei sa, tutta la nostra pittura, il movimento messicano al quale appartengo, non è affatto un movimento semplicemente nazionale, ma è un movimento internazionale, perché esso è cominciato con quella che possiamo chiamare una rivolta teorica contro la pittura, che in genere viene definita la pittura di Parigi, e poi la pittura di New York. Ho cominciato con una rivista che pubblicavo, che io stesso pubblicavo a Barcellona nel 1919 e che si chiamava Vita Americana, Vida Americana in spagnolo. Erano con lei anche Rivera e Orozco? Sì, ho conosciuto Rivera proprio a Parigi. Abbiamo fatto immediatamente amicizia e il nostro manifesto di Barcellona è in realtà un manifesto che fu scritto da tutti e due noi. È un manifesto che abbiamo fatto insieme. In realtà ero io il direttore della rivista, ma le opinioni che abbiamo espresso erano delle idee che avevamo pensato ed elaborato tutte e due insieme, discutendo con dei pittori europei. E quali erano queste idee? Noi abbiamo chiesto il ritorno all'arte pubblica, vale a dire ad un'arte monumentale, vale a dire ad un'arte per le grandi masse. In quel momento la pittura europea rimaneva immobilizzata soltanto nella pittura al cavalletto, la pittura di cavalletto. E la grande pittura monumentale, come movimento di insieme, era scomparsa completamente dall'Europa e si può dire dal mondo intero. Poco a poco l'astrattismo e il soggettivismo si sviluppavano. E come lei sa perfettamente, i pittori arrivarono proprio a fare delle cose che non avevano niente di reale e di concreto in rapporto ai problemi umani. Noi pittori messicani abbiamo fatto una rivolta importante contro la linea che seguiva l'arte europea, perché nel mondo la maggior parte degli uomini non sa neanche leggere e scrivere e non conosce neppure il proprio paese. Allora, come si verificava anche qui nel Messico, la maggior parte del popolo
restava a quei tempi analfabeta e lo resta ancora. Quindi la pittura deve aiutarli in modo concreto, ma cercando di aiutare gli uomini del nostro paese, noi abbiamo servito gli uomini di tutto il mondo e abbiamo servito il cammino dell'uomo in generale. In realtà, la caratteristica dell'arte muralista messicana è quella di rivolgersi a un pubblico popolare, ai colti e agli incolti, adempiendo a una funzione educativa che si richiama alla tradizione dei grandi cicli pittorici dell'arte religiosa europea. L'ispirazione e i contenuti di questi murales sono tratti dai grandi fatti della storia nazionale, non senza una rivendicazione della cultura e della civiltà preispanica, o si aprono sul futuro, indicando la strada da percorrere, a partire dalla coscienza dei progressi già compiuti. La risposta popolare è in genere interessata e positiva. Ecco ad esempio una scolaresca che sfila con punta davanti al murale della rivoluzione di Siqueiros. Alla stessa tematica si ispira questo murale di José Clemente Orozco nello stesso castello di Chapultepec, in cui si celebra il riformatore Juárez, che trionfa sul crollo del regime ottocentesco dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo, sostenuto dalle armi francesi. Nelle logge del Palazzo del Governo, a Città del Messico, Diego Rivera ha dipinto invece l'epopea della civiltà preispanica. Ecco la grande Tenochtitlan, la capitale azteca che sorgeva dove oggi si estende Città del Messico. Ed ecco celebrate le capacità degli indios e il grado di sviluppo della loro cultura, testimoniato ad esempio dalla fabbricazione della carta, dalle tecniche dell'agricoltura, dallo sviluppo della loro medicina. L'arte ha una sua dimensione intima e una sua dimensione anche pubblica. Se dovessi pensare a qualcosa per collegare il muralismo, penso agli affreschi medievali, ai grandi affreschi nelle chiese, dove sia il signore in prima fila che il contadino in piedi in ultima fila fruivano questi messaggi che trasmettevano, direi quasi degli ordini, la sottomissione, la fede, il miracolo, e tutto questo veniva rappresentato nella semplicità di un linguaggio anche sperimentale allora, e che però riusciva a toccare, ad incontrare, a intercettare la sensibilità collettiva. In questo caso, naturalmente, i contenuti sono politici e sociali, mentre negli affreschi medievali sono quasi sempre contenuti religiosi. Il progetto di questo grande dipinto murale l'ho elaborato quando ero in prigione. Ero in prigione per delle manifestazioni di ferrovieri a cui avevo partecipato con dei grandi scorsi che il governo aveva considerato troppo violenti contro la sua politica nel nord del Messico. E credo che proprio questo sia stato il motivo principale della mia condanna. Ma prima di ciò avevo già fatto un dipinto murale per l'Associazione Nazionale degli Attori, nel quale sono rappresentati dei soldati che calpestano la Costituzione come simbolo della violazione delle leggi fondamentali del paese. Era la prima volta che si trovava in prigione? No, sono stato in prigione una quantità di volte, perché sono stato anche un leader del movimento sindacale nel Messico. In un primo tempo come organizzatore dei minatori, poi come segretario generale della Confederazione Operaia del Messico.
Quindi per queste attività sindacali sono stato in prigione moltissime volte. In totale sarò stato in prigione più di 20 volte. Questa esperienza ha influito molto sulla sua pittura? Io penso di sì, perché il contatto con il popolo e con l'uomo ha dato alla mia pittura un sentimento, io spero, umanistico, vale a dire il rispetto, l'amore, al tempo stesso, per le masse, per il popolo, per coloro che lottano per migliorare le proprie condizioni di vita, per coloro che vogliono allo stesso tempo un'evoluzione umana, un progresso democratico nella vita del loro paese. È su queste basi, principalmente, che è nato il nostro movimento. Non si può dire che di questo essere entrato e uscito dalle patrie galere Siqueiros parli con rossore, con disagio. Sembra anzi che ne faccia il suo blasone, un vessillo da agitare. E sì che deve essere stato duro per lui, abituato a immense pareti da riempire di colori, di figure, trovarsi costretto fra le quattro pareti di una cella in questa prigione federale. Ma proprio qui c'è tutto il senso della sua vita e il segreto della sua pittura. Una vita di battaglie, una pittura polemica. Siqueiros non ha mai scelto l'evasione, ma si è sempre gettato a corpo morto nella mischia. È stato sempre un segno di contraddizione. I muralisti, tutto sommato, sono pittori colti, che hanno conoscenza dell'arte del passato. Siqueiros è uno che ha fatto dei viaggi anche in Italia, in Europa, così come facevano i grandi artisti delle avanguardie storiche. Però questa conoscenza richiedeva un intervento di semplificazione per poter intercettare l'attenzione di un pubblico di massa. E allora queste opere sono adagiate, dipinte, realizzate su superfici macroscopiche. C'è anche la sapienza tecnica di realizzare delle opere che poi vanno fruite a distanza. La semplificazione era funzionale a quello che loro volevano trasmettere, un messaggio politico, un messaggio che ha una base socialista, che vuol parlare alla coscienza collettiva, e per far questo deve farlo in maniera semplificata. Il lavoro che sto facendo qui è un lavoro per il Parco della Lama, al Messico, la città del Messico. La sala grande, come potete vedere dal modello, è enorme. Misura più di 4.600 metri di superficie, solo per quello che riguarda la pittura. E senza tenere conto della grande volta. Qual è il tema di questa pittura? È la marcia dell'umanità. Sì, la marcia dell'umanità, particolarmente nell'America Latina. Con tutti i problemi concreti dell'America Latina. Cosa ha voluto rappresentare in questo pannello? Il problema dei negri. Il problema del negro sacrificato, che soffre terribilmente in America come in tutte le parti del mondo. È una pittura completamente nuova, è una tecnica del tutto nuova, inedita. Da giù a su, da cima a fondo. La tecnica che adoperiamo in questo caso consiste in pannelli fatti in ferro e un cemento speciale, asbesto cemento, come struttura, su cui vengono applicate poi le sculture, i volumi, che sono fatti in metallo. I metalli noi li sottoponiamo ad un procedimento completo, che parte prima di tutto da quello che gli inglesi chiamano sandblasting, vale a dire la pulitura del metallo con della sabbia a pressione molto forte. Dopo di ciò applichiamo una vernice che è un primo strato di fondo contro l'ossidazione. Questa vernice viene data sia all'esterno che all'interno dei volumi delle sculture, allo scopo di impedire ogni possibilità di ossidazione. Per esempio, questo dipinto andrà in un interno, ma credo che sarebbe adatto, anche se non perfettamente, a un esterno. Questo è solamente il principio. E io penso alla possibilità
non soltanto per il Messico, ma per il mondo intero, di fare della scultura policroma. Qualche scultore ha parlato della scultura, di una scultura livida, e cioè della bellezza della scultura senza colori. Ma io penso che questo valeva in passato, perché non c'erano i mezzi adeguati, non si conoscevano le tecniche per fare la policromia. Allora, siccome gli uomini inventano sempre delle teorie per giustificare la loro insufficienza, hanno detto che le sculture senza colori erano complete, in quanto avevano già un loro proprio colore. Ma tutto il passato, tutta l'antichità, tutto il Rinascimento, nei loro periodi migliori, ci mostrano che questo non è giusto, perché la scultura è sempre stata policroma. Ma per un'opera così complessa non ci vogliono solo il pittore, gli artigiani, gli operai, ci vogliono anche gli ingegneri. E Siqueiros ne ha trovato uno proprio adatto a questa moderna bottega familiare artigiana, il fratello di sua moglie. Vede, quel puntello è necessario, perché qui il vento è veramente forte. Proprio l'altro giorno ha provocato dei danni notevoli alla scultura. Un problema questo vento, eh? Quindi è necessario, anzi è indispensabile, applicare questo puntello, anche se un po' rudimentale. Ci starebbe meglio un tubo di metallo, ma purtroppo non possiamo farci niente. La persona con cui sto parlando è Leopoldo Arenal, l'ingegnere Leopoldo Arenal, che è il fratello di mia moglie e che è incaricato, insieme con un altro ingegnere che collabora con lui, di curare la costruzione generale di queste torri di metallo e della struttura generale di tutto il dipinto. Si tratta di una struttura di tipo murale fatta in modo che il pittore possa aver modo di lavorare bene in un'opera così monumentale. Questa è veramente la nostra unica preoccupazione. Quali sono i problemi tecnici che dovete risolvere qui? Beh, calcolare il vento, calcolare i carichi. Questo è calcolato per 8 tonnellate di carico, 80 kg per metro quadrato. Perché qui i venti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo sono molto forti. E dato che le torri sono alte 15 metri, dobbiamo calcolare tutti i venti e stabilire esattamente l'inclinazione da dare al dipinto di Siqueiros. È indispensabile. Per questo sono nella posizione che lei vede. Il motivo è quello. Comunque la loro messa in opera è molto semplice, perché si solleva ogni pannello, si mettono al loro posto e Siqueiros allora può completare agevolmente in tutte le sue parti la sua opera. Bene, allora adesso sì, devi tornare al lavoro, se vogliamo finire in tempo. Sì, certo, ci vado subito. Allora, andiamo. Ma gli ingegneri qualche volta sono troppo ottimisti. Sollevare un pannello con il suo peso di cemento, di ferro, con le sue sculture policrome in metallo, non è poi cosa tanto facile. Così Siqueiros sale sul ponte di comando per dirigere personalmente le operazioni. Le corde scorrono lentamente nelle carrucole, i ganci si tendono sotto lo sforzo e l'ascesa è di qualche centimetro alla volta, mentre tutti trattengono il fiato come se si trattasse del varo di una nave. Sono i momenti di tensione propri di una forma d'arte che ha accettato la sfida dell'età della tecnica, che nasce in un cantiere e si realizza attraverso un duro confronto tra l'ispirazione dell'artista e la resistenza della materia. Bisognerebbe far presto, perché poi dobbiamo passare dall'altra parte. Dobbiamo mettere su, far salire tutti i pannelli dall'altro lato. Attenzione. Piano, fate piano. Non lo fate ondeggiare troppo. Non lo fate ondeggiare. Che succede? Perché si è fermato? Attenzione al gancio! Attenzione laggiù! Il pannello si è mosso e il gancio è uscito. Ce ne vorrebbe un altro a chiusura automatica. Già, è stato il gancio. È fatta. Tutta colpa del gancio. Un piccolo dramma, in carattere del resto con la natura drammatica di questa pittura. Non resta che accertare i danni, consolarsi come si può e rimettersi al lavoro. Ecco, quello a cui avete assistito è un incidente tipico nella pittura murale moderna. In passato si dipingeva direttamente sui muri e poi bisognava aspettare moltissimi anni tenendo inutilizzato l'edificio
e le funzioni per cui l'edificio era costruito. Oggi questo non si può fare. Oggi l'artista deve lavorare nello stesso momento in cui l'edificio è in costruzione e quindi questo atelier l'abbiamo adattato a queste nuove esigenze. Una volta terminato l'edificio, contemporaneamente sarà terminato anche il dipinto. E tutti questi pannelli che ora vedete qui saranno messi in opera al loro posto. Però, ha visto? La scultura non si è danneggiata affatto. Questo faceva parte del pannello che si è rotto. Come vede, la scultura metallica non ha sofferto assolutamente niente. Eppure le sono piombati addosso 105 kg, che è il peso di ogni pannello. Ma essa è rimasta intatta e così il colore, cioè la policromia, non ha avuto alcun danno. È integra, perché i colori sono a base di sostanze acriliche e di siliconi. Quindi, in sostanza, lei ha visto cadere questa figura, che però è rimasta intatta. Allora vuol dire che è eterna? Oh, eterna direi proprio di no. Non durerà l'eternità. Comunque, però, possiamo essere certi che senz'altro durerà perlomeno qualche secolo. Molto più di quello che è durata la policromia antica. E senza dubbio molto più di quanto possa durare la pittura ad olio, la pittura di cavalletto. Perciò non ci sono dubbi. Qualche volta gli incidenti sono utili. Purtroppo però quello di oggi ci costerà un lavoro terribile, perché dovremo rifare questa sezione che è di 4 metri per 3,30. Dobbiamo rifarla. Ma il cemento, l'asbesto cemento che noi adoperiamo, si salderà agli altri pezzi perfettamente. Accanto alla piccola officina del cantiere, accanto a lime, tenaglie, trapani, martelli, che farebbero l'invidia di un fabbro, c'è anche un laboratorio fotografico. Date le dimensioni di questa pittura, la fotografia assume un ruolo molto importante nella fase dell'esecuzione, perché le fotografie dei singoli elementi vengono unite per avere una visione d'insieme di quella che sarà l'opera terminata, che viene poi riprodotta in un piccolo modello in scala, sul quale si studiano le ultime correzioni da apportare ai pannelli. Ma anche qui restiamo in famiglia. Il fotografo è il giovane nipote di Siqueiros, che si chiama David come il nonno. David, anche lei lavora nell'equipe del maestro Siqueiros? Sì, lavoro qui durante l'estate. Faccio le fotografie dei suoi dipinti murali e della sua pittura. Cerco di fare delle belle fotografie, ma non sempre mi riescono bene. E che cosa pensa del lavoro di suo nonno? Beh, io penso che sia il più grande pittore del mondo per me. Non so per tutti gli altri, ma per me sì. Penso che la sua pittura è qualcosa di straordinario, che resterà nell'umanità per sempre. Oggi il muralismo messicano viene visto come, non dico una archeologia dell'arte, ma come prove di un periodo storico in cui l'arte fiancheggiava la rivoluzione, realizzato in un periodo in cui, come sappiamo, in altri paesi pure c'era l'utopia che l'arte potesse modificare il mondo. I muralisti alla fine hanno avuto una coerenza e nella dimensione così macroscopica del proprio linguaggio visivo possiamo riscontrare l'invenzione di qualcosa che produceva uno shock estetico che diventava poi messaggio politico. Per questa figura io proporrei di usare anzitutto un compasso per poter tirare questa linea con precisione. Ecco, hai un compasso con te? Sì. Questa figura avrà nel complesso del dipinto un posto di primo piano, una posizione di primo piano. Credo però che dovremo inquadrarla in modo più preciso. Traccia una linea col compasso. Segna un movimento di compasso, una curva. Noi stiamo, in questo momento, stiamo definendo lo schema generale del modello. Signora Siqueiros, dove ha fatto questo quadro suo marito?
Mio marito ha dipinto questo quadro quando era in prigione, l'ha dipinto in prigione, durante i 4 anni che è rimasto dentro. Questo quadro fu da lui eseguito dietro una richiesta di alcuni clienti cattolici, religiosi, che gli chiesero di dipingere un Cristo. Lui disse di sì, da giovane aveva già dipinto Cristo. Così in carcere fece una serie di quadri di Cristo e tra questi uno che è quasi uguale a questo e che nella parte posteriore della tela ha una dedica al Papa Giovanni XXIII. Glielo ha dedicato perché egli rappresenta una nuova era nel cammino della Chiesa Cattolica che noi ci auguriamo che continui dando nuovi frutti. Anche questo quadro nella parte posteriore porta una scritta a cui Siqueiros si è ispirato in molte occasioni nella sua vita politica come simbolo della integrità dell'uomo di fronte ai suoi principi. Dietro questo quadro c'è scritta questa frase. Il Beato Angelico diceva che colui che vive, che solo colui che vive come Cristo può dipingere Cristo. Per questo io l'ho dipinto pensando a quelle immagini di Cristo nei villaggi che io amavo quando ero fanciullo. In Messico ha subito fortuna e successo. Era uno shock estetico che andava a bersaglio, un messaggio politico che andava a discapito alla fine della qualità duratura dell'opera. Quello che stiamo facendo adesso è un lavoro per riprodurre il disegno in modo poliangolare, vale a dire mettendoci dai diversi punti di vista di chi guarda. Ora non vogliamo mettere a punto tutti i dettagli, ma fare soltanto uno schema geometrico, perché senza fare questo sarebbe molto più difficile passare dal modello, dalla maquette, all'edificio. Per questo è assolutamente necessario fare ciò che stiamo facendo. Dobbiamo procedere in maniera matematica. Il committente è il signor Manuel Suarez, un mio vecchio compagno dell'armata rivoluzionaria. Adesso è un uomo ricco, proprietario di grandi industrie dell'acciaio, di grandi industrie di cemento, di grandi alberghi. Ma c'è un particolare che è magnifico da parte sua. È forse il solo uomo nel corso degli ultimi 4 secoli e in tutto il mondo che possa spendere dei milioni e milioni di pesos, di dollari, per fare un'opera artistica di natura tale che non può essere commerciata. Che rapporto c'è tra la sua pittura e quella di Rivera e Orozco? Anzitutto si può dire, come lei sa, che abbiamo cominciato nello stesso momento, ma non soltanto noi. C'erano molti altri artisti che hanno cominciato con noi. Fernando Leal, Revueltas, Charlot, un francese che proveniva per l'appunto dall'esercito francese di quel tempo. E poi dei guatemaltechi, come Mérida, con dei sudamericani che erano venuti a lavorare con noi. Non le dico tutti i nomi perché sono troppi, ma è stato così che il nostro movimento si è sviluppato. Dunque, è stato un lavoro d'équipe. Perché? Perché la pittura murale è un'arte d'équipe, è un'arte di gruppo. Rivera, che fa anche simpatia, era un po' il playboy del gruppo. Siqueiros era quello più impegnato politicamente. Non dimentichiamo che partecipò purtroppo al tentativo di uccidere Trotsky a Città del Messico. Era uno stalinista. Mentre direi che Orozco è quello che riesce a trovare una soluzione equilibrata tra ricerca linguistica e comunicazione sociale. E Ruffino Tamaio che ha una sua finezza, quindi hanno diverse personalità, però convivevano spronati dall'esigenza di realizzare un'arte, il caso di dire socievole,
che comunicasse e quindi diventasse arte sociale che avesse una funzione. Maestro Tamayo, lei insieme a Orozco, Rivera e Siqueiros è considerato uno dei quattro grandi della pittura messicana. Ma qual è la sua posizione caratteristica rispetto a questi altri maestri della pittura messicana? Ho detto in diverse occasioni che io non mi considero il quarto, ma invece mi considero il primo di un nuovo movimento della pittura in Messico. Perché devo dire che gli altri tre pittori che si considerano grandi nel Messico sono gli iniziatori di un movimento di pittura che cominciò in Messico più o meno negli anni 20. Il proposito di questi pittori era di fare una pittura esclusivamente messicana. Vale a dire che il nazionalismo era la cosa forse più importante per loro. Da quel momento mi sono schierato contro questo movimento. Non perché fossi contrario all'esistenza di una scuola messicana, ma perché considero, e l'ho sempre detto, e credo che il tempo lo stia confermando, che la pittura è un linguaggio universale, al quale possiamo solamente aggiungere il nostro accento nazionale. Mentre gli altri pittori, gli altri tre pittori, ritenevano che non vi fosse nulla fuori del Messico, che tutto fosse nel Messico e che di conseguenza non c'era necessità di guardare fuori. E che cosa pensa in particolare della polemica di Siqueiros contro la pittura di Cavalletto? Beh, io credo che sia una polemica assurda, perché la pittura di Cavalletto, così come la pittura murale, hanno per me la stessa importanza. Sono due tecniche diverse che io credo che ogni pittore abbia l'obbligo di conoscere, se sa il suo mestiere. In realtà essi fanno una pittura eclettica, una pittura senza alcuna base, né religiosa, né filosofica, e senza pensare ad alcuna filosofia. Nella mia concezione, la pittura, che come le ho detto prima non è altro che un linguaggio, non ha a che vedere se non con problemi puramente plastici. Questa è la mia idea. E questa fu una delle difficoltà che ebbi con gli iniziatori del movimento della pittura in Messico, che pretendevano che la pittura fosse, come già le ho detto poco fa, qualcosa di esclusivamente nazionale. Ed essi intendevano per nazionale la copia di certi motivi nazionali. Per esempio, loro dipingevano indios, mentre a me non interessava dipingere indios. Loro dipingevano i problemi politici del momento, mentre a me questo non interessava affatto, perché mi sembrava che fosse fuori completamente da tutto ciò che è fondamentale nella pittura. Per me la pittura deve rifarsi agli elementi plastici che entrano in gioco in essa. Elementi come lo spazio, i colori, le forme, il disegno. In sostanza tutti quegli elementi che debbono equilibrarsi all'interno di quella superficie che si chiama il quadro. E credo che questo basti e avanzi perché la pittura compia la sua funzione. Vale a dire, l'arte, essi dicono in realtà, è un'arte per me stesso, per me solamente come individuo. E se c'è qualcuno a cui piace, che la compri. Nulla più di questo. Tutto qui. Io sono libero. Lavoro nel mio studio e cerco nuove strade per me stesso. Noi allora ci siamo resi conto che seguire un tale indirizzo non poteva portare che a quello a cui ha portato, e cioè a fare un'espressione d'arte separata completamente dall'uomo, dai problemi che lo riguardano, in ciò che è fondamentale nella natura umana. Tutto il contrario, perché io credo che, è la mia idea, nell'arte ci deve essere un umanesimo in ogni maniera. Un tipo di umanesimo che consiste nel trovare un punto d'incontro tra
L'artista è il pubblico che lo segue. E per questo dobbiamo per forza ricorrere al mondo conosciuto, a ciò che la natura ci propone. Nel mio caso particolare, per esempio, lei può rendersi conto che la cosa più importante per me è l'uomo. È il tema unico, forse, che è presente in ogni mio quadro. È l'uomo, di fronte a tutti questi problemi che si susseguono così rapidamente e che sono di così grande importanza. Di maniera che se si pretende affermare che per il solo fatto che noi ci interessiamo principalmente ai problemi plastici puri, possiamo allontanarci dalla realtà, questo non è esatto. Perché in ogni caso, dal momento che ho affermato che l'umanesimo è una cosa molto importante nell'arte, con questo voglio dire che dietro a tutti questi elementi che entrano in gioco nella nostra pittura c'è un messaggio umano. E pertanto vi è incluso anche un senso politico, solamente che esso non appare propriamente dipinto sulla superficie del quadro, bensì sta dietro a tutto questo gioco d'insieme degli elementi plastici con i quali lavoriamo. Non ci si può separare dall'uomo. Se ci si separa dall'uomo, dai problemi dell'uomo, non c'è più niente da dire dopo. Non rimane più niente da esprimere. La vita materiale e gli elementi spirituali che rompono da questa nostra vita materiale sono la base fondamentale nella creazione artistica. La polemica tra voi è ancora molto viva. Beh, io credo di poter dire che la pittura anteriore alla mia ormai è liquidata. Non dice più niente. Anche se c'è uno dei promotori di questa arte, il signor Siqueiros, che continua ad affermare che questa è la vera pittura e che al di fuori di essa non esiste altro. Come le dicevo prima, ormai è decaduta a tal punto questa scuola che si può in realtà affermare che non esiste più. Il nostro movimento è un movimento ancora all'inizio. Anche se noi oggi facciamo dei dipinti di 4.600 metri quadrati o più grandi ancora, noi siamo i primitivi di un movimento. Mentre io penso che la pittura dell'altro sistema, del sistema che noi abbiamo voluto cambiare e combattere, sia quella decadente e sul punto di finire. Noi siamo appena dei fanciulli, loro sono dei vecchi, sono degli uomini che stanno per arrivare alla fine del cammino che hanno scelto, perché questo cammino non ha più strada. Io sono stato a Città del Masio la prima volta nel 69, lo shock che io ebbi la prima volta era per la estensione della città. Città del Messico già allora faceva oltre 10 milioni di abitanti. E allora anche in questa dimensione macroscopica, questa iconografia ingigantita dei muralisti, in qualche modo era giustificata anche. Non amo la mia patria. La sua bellezza astratta non la capisco. Non amo la mia patria, ma amo la sua gente. Non amo Città del Messico, città disfatta, grigia, mostruosa. Però, anche se può sembrare strano, darei la mia vita per gli altri che, come me, vivono qui i loro giorni. È una ballata che un moderno cantastorie offre ai turisti, quei milioni di turisti che ogni anno portano in Messico valuta pregiata e credono di comprare, con una raccolta di foto e di cartoline, il ricordo indimenticabile di un paese indimenticabile. Se il nostro piano riuscirà, ha detto di recente il presidente messicano José López Portillo, nel 2000 Città del Messico avrà soltanto 20 milioni di abitanti. Soltanto. Perché oggi la capitale ne ha più di 12 milioni e la popolazione cresce a un ritmo di 1.500 persone al giorno. La sua, quindi, più che altro, è una speranza. Gli esperti, infatti, ritengono che tra 20 anni Città del Messico sarà una mostruosa megalopoli di almeno 30 milioni di abitanti.
milione e mezzo di automobili, dalla mattina alla sera, sembrano aggirarsi alla perenne ricerca di un parcheggio. Peggio che a New York o a San Paolo, dove almeno i trasporti urbani sono efficienti. A Città del Messico, invece, bastano al massimo a 2 milioni di persone. Ci si accorge allora che il peggiore inquinamento non è quello dei gas di scarico delle automobili, ma quello che deriva dal vivere in queste condizioni. Nel mio ultimo viaggio in Italia, in Francia, e così anche nell'Unione Sovietica e in Jugoslavia, ho conosciuto degli artisti che cominciano a capire che noi siamo nel giusto, vale a dire che la strada che essi avevano seguito era una strada che li avrebbe condotti inevitabilmente a un precipizio, anche se i creatori erano dei giganti, degli uomini con grandi capacità intellettuali, dei creatori potenti. Perché è così, e senza dubbio, hanno tutto il nostro rispetto per ciò che hanno fatto, ma hanno abbandonato questo cammino dell'arte. La pittura messicana, in realtà, ha preso come esempio la grande pittura del Rinascimento e, prima di tutto, la pittura italiana. La pittura del Rinascimento era permeata anche da un forte spirito religioso. In che modo avete ripreso questo spirito? Le dirò sinceramente che noi, anche se si discute a proposito dell'espressione, abbiamo continuato questo spirito religioso, ma uno spirito religioso nella situazione della nostra generazione e del mondo nel quale viviamo in questo momento. Vale a dire di un mondo che comincia a cercare una conoscenza più completa e a capire che siamo soltanto un piccolissimo frammento di questa immensità che è lo spazio, astronomico potremmo dire, e che bisognerebbe avere una concezione più grandiosa, più universale. Ed è per questo che noi abbiamo intrapreso il cammino più necessario per noi, che è la preferenza per l'uomo a partire dall'uomo stesso. Migliorare la sua vita, migliorare le sue condizioni di esistenza, farlo progredire, promuovere una civiltà più umana, più umanistica. L'arte occidentale crede nel principio di azione, la trasformazione della natura in storia. E allora, quando si arriva ai muralisti, loro hanno assorbito tutte queste lezioni. Per parlare di arte, siamo oggi nel cuore di Milano, a Villa Necchi.